arrivati in Val Chiusella non per lavoro, siamo arrivati qui perché abbiamo voluto arrivare qui. Siamo venuti e abbiamo fatto della Val Chiusella la nostra terra di vita, la terra di elezione. Volevamo che nostro figlio crescesse in un ambiente così. Venivamo da un ambiente cittadino, Padova, per quanto sia una città particolare dove ancora si va in bicicletta. E cercavamo un ambiente naturale, erano gli anni in cui si sentiva ancora il fatto positivo della presenza dell'Olivetti. L'Olivetti che non ha mai sradicato l'abitante da questo territorio. E qui c'era una scuola media, io ho cominciato a insegnare lì, provenivo da un'esperienza di lavoro universitario, è stato un salto notevole. Ho dovuto convivere con numerosissime difficoltà createmi dalla mentalità valchiusellese, chiusa. Mi hanno costretta a mettere il grembiule nero perché ero giovane, potevo, che ne so, distogliere l'attenzione degli alunni, non si sono mai soffermati a vedere che cosa avevo io nella mia testa e quindi che cosa potevo trasmettere. Però ho imparato a parlare senza dire niente, ho imparato ad accettare quella che era la genuinità, no, del valchiusellese, e man mano ho cominciato anche a incontrare la gente. E questo ha fatto sì che, finiti i tanti anni di scuola, così fossi alla conduzione di un'associazione che da 53 anni vive in Val Chiusella, il Club Amici Val Chiusella. Buonasera, io un mese fa ero nella mia bella casa di Torino sotto la Mole e adesso invece abito a fianco al centro. No. Perché sono finita in Val Chiusella? Perché abbiamo avuto modo di applicare in questo posto tutte le nostre ambizioni e conoscenze sia culturali che lavorative. Noi eravamo cercando un posto dove poter svolgere la nostra attività, che è sostanzialmente la fitodetergenza naturale, cioè creare con le erbe o perlomeno nel modo più naturale possibile della detergenza per la casa. E non sapevamo io e i miei soci veramente bene dove collocarci, perché quello che noi cercavamo era un'area protetta sostanzialmente, con una natura estremamente protetta e difesa, e un'area anche dove noi non ci sentissimo, come al solito, sempre in modo molto donchisciottiano i primi a combattere, no? Grazie ai rapporti di amicizia della mia socia siamo finiti qua di Alice, dove abbiamo avuto sicuramente l'impressione certa di un'intelligenza proprio politica e anche di una buona accoglienza e anche di una esatta comprensione del grosso progetto che noi andiamo a rappresentare. Per cui, come abbiamo potuto contattare Paola e il signor Remo, abbiamo avuto comunque anche persone della comunità montana, abbiamo avuto subito un'attenzione non indifferente e abbiamo potuto quindi procedere alla nostra attività, che sta avendo un successo direi strepitoso, più che altro perché molto coraggiosa dal punto di vista concettuale. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Io sono una contadina, vedete? Sono diventata finalmente una piccola imprenditrice agricola, ho acquistato lungo il bordo del lago una cascina con svariati mila metri di bosco e siamo momentaneamente parcheggiati grazie anche all'aiuto e alla collaborazione della popolazione, che ci ha detto no, dovete andare qui, dovete andare là, perché comunque venendo tutti quanti da fuori non era molto facile in un tempo lampo di 2 mesi, perché abbiamo fatto le cose velocissimamente, trovare un posto dove mettere il laboratorio a parcheggio, mettere la mia casa da qualche parte, cioè è stato tutto estremamente rapido, ma grazie appunto a una collaborazione sia della giunta assolutamente, ma anche dei cittadini, di cui qualcuno qua c'è anche, abbiamo avuto modo di trovare la casa, di trovare le sistemazioni idonee per sviluppare questo progetto. Quindi abbiamo un piccolo laboratorio che sta già funzionando, abbiamo già
lavorato sul territorio della Cascina e quindi impiantato delle piccole coltivazioni, ma noi lavoriamo sia con erbe spontanee che con erbe coltivate. E quindi in questo abbiamo avuto una grandissima fortuna, perché la tipicità del luogo, il fatto che sia un SIC, ci ha consentito di reperire facilmente le erbe, per la verità non in grande quantità ci servono, ma ci servono qualitativamente elevate, le erbe necessarie per la nostra produzione. Difficilmente potrei definirmi un nuovo insediato, sono 31 anni che sto qui, diciamo un vecchio nuovo insediato. Ho apprezzato molto la qualità della ricerca, soprattutto le cose che ha individuato. Il tipo di servizi, l'accessibilità delle strade, la loro pulizia e i collegamenti telematici. Avere internet per me è stata una cosa vitale, indispensabile, oggi mi consente di telelavorare su quello che è il mio lavoro, cioè scrivere manuali di uso e manutenzione per macchine speciali. Io collaboro con un gruppo con sede ad Alba e posso farlo con estrema comodità da casa. Vorrei anche sottolineare una cosa relativa ai nuovi insediamenti, quelli che sono stati definiti, mi pare, da Enzensberger, i nuovi lussi, lo spazio, il tempo, il silenzio, la privacy. Questi sono dei forti elementi attrattivi su chi li recepisce come tali e lo diventeranno tendenzialmente ancora di più.